Zabetes.it, mentre cala il buio in questo 2019, mentre sta calando la notte su questo 2019, è proprio il momento della giornata in cui escono fuori le creature più antipatiche, tipo i critici che fanno la top 10 del mondo del 2019. Mi assumo sempre le mie responsabilità, ma non è colpa mia. Me l'ha chiesta Andrea Francesco Berni, subscribe Be Bad, e sono i film che mi sono piaciuti di più, che dal mondo sono arrivati nella mia Italia e sono usciti dal 1° gennaio del 2019 in sala, chi più chi meno, chi Netflix, chi no, chi Netflix un pochino, chi poi, vabbè, insomma, ci siamo capiti, dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2019. È la mia classifica, purtroppo non è oggettiva e quindi è sbagliata, è mia, è opinabile, è discutibile, è totalmente confutabile. Però insomma sono i film che mi hanno incuriosito di più, non è stato facile, scremature, tante esclusioni dolorose per me, più invecchio più amo i film, e come nel caso della top 10 del 2017 c'è subito un italiano in apertura, in quel caso era lo splendido Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, hanno fatto solo 20 remake, sono orgoglioso, c'è pochissimo che mi rende orgoglioso del mio paese da quando sono nato. Sicuramente la bellezza di Perfetti Sconosciuti, la forza di Perfetti Sconosciuti, la perfezione cinematografica di Perfetti Sconosciuti, che ha generato 20 remake nel mondo, mi rende orgoglioso di essere italiano come i realizzatori di quel capolavoro. Quindi, ma non è il 2017, è il 2019, è uscito il 1° gennaio del 2019, sì, è nella mia top 10 anche italiana, e beh, e allora Suspiria, Luca Guadagnino, devi avere i cojones giganti che ti girano a 3000 per andare a prendere l'originale di Argento e rifarlo senza rifarlo. Ecco perché ha voluto rifare Suspiria, perché non lo ha rifatto. Nuove streghe, molto intelligenti a differenza dell'originale, non autolesioniste a differenza dell'originale, in grado di padroneggiare le loro arti magiche a differenza dell'originale. Elena Marcos, ancora dobbiamo capire che cosa ci aveva in mente con Susi in quella scena finale, che manco l'invisibilità hai saputo gestire a Elena. Queste non si fanno inchiappettare dalla prima ballerina che arriva, no! Qua c'è un collettivo, qua c'è un movimento politico in riflessione, no. Qua a un certo punto, tra le tante cose che adoro, bloccano tutto, bloccano anche i malefici, bloccano la malvagità, perché? Perché sono in riunione, in collettivo, sono in stati generali, c'è il congresso del partito, ho finito i sinonimi, ho finito le metafore simili, siamo in un costante autocritica, da veramente congresso di partito del Novecento, in cui queste si scannano, fanno le riunioni, una si suicida, sì, non ve lo ricordate? Non l'avete visto, non l'ha visto nessuno, sto film è costato 20 milioni di dollari, una si suicida addirittura perché non gli regge la pompa. Allora, come possono non amare queste streghe meravigliose, queste streghe nuove, queste streghe che vogliono resistere, queste streghe che vogliono esistere a differenza di quelle idiote dell'originale di Argento, che è un capolavoro, ma non certo è un capolavoro sull'idea delle streghe e sul loro voler rimanere lì e continuare a massacrarci. Queste no, e qui c'è anche la nuova strega, la nuova via, ma se fossero fate che sbagliano, come si diceva dai compagni negli anni 70, secondo me sono fate che sbagliano, secondo me la Susi, la nuova Susi, che è una stanga, la più bella prova di Dakota Fanning, che Dakota Fanning, Dakota Johnson, la sua più bella, però c'è Dakota Fanning in questa top 10, eh sì, ci stanno pure i suoi piedonzoli, e beh insomma, che meraviglia questo film di Guadagnino, è stato un disastro, non ha vinto niente a Venezia, e voilà, Suspiria di Luca Guadagnino è uscito il 1° gennaio 2019. Bravo. Secondo posto, La Favorita di Yorgos Lanthimos. Sì, Popolo Elite è un film sul popolo, sull'elite, è un film sulla coppia. L'elite deve essere intelligente, la classe dirigente deve essere intelligente. È qualcosa che io sento che ci riguarda oggi.
Oggi siamo popolo senza classe dirigente, è come se avessimo perso una guida. Ecco perché siamo tutti così incazzati, ecco perché nel mondo sentiamo voglia di dittatura, ecco perché ci ha rotto le palle la democrazia, è perché non ci sentiamo più guidati da una classe dirigente. Questo film mi ha entusiasmato perché parla di questo, perché in questa storia c'è classe dirigente, Lady Sarah e suo marito, che è il conte di Marlborough, come le sigarette. Lady Sarah e il conte de Marlborough sono l'elite intelligente, sanno fare la guerra, sanno fare l'amore, sanno fare gli intrighi, sanno leggere il giornale, sanno fare pure humor. Caro, penso che ci dobbiamo trasferire. All'improvviso penso che ci dobbiamo trasferire, grande Lady Sarah, col marito che sta leggendo il giornale. Ah sì? E infatti sì, sono scappati. Perché? Perché l'Inghilterra era caduta nelle mani degli idioti, dei traumatizzati, di una classe dirigente che non può dirigere nessuno perché è completamente schiava dei propri traumi. Abigail, traumatizzata dalla perdita di potere della sua famiglia, il personaggio di Emma Stone, e la regina Anna, povera crista, traumatizzata dai 340.000 aborti avuti da giovane. Ma se tu sei schiavo del tuo trauma, non sei classe dirigente, sei solo un idiota che fa cose idiote, che finisce con un idiota, mentre io, Lady Sara, finisco, sto con mio marito, che è uno molto intelligente. Secondo me di questo parla La favorita di Yorgos Lanthimos, e questa è la lettura che mi piace, della favorita di Yorgos Lanthimos. 24 gennaio 2019, ha vinto un Oscar, per chi? Una delle due idiote, Anna Olivia Colman, bravissima. La regina, con la gotta e i conigli. Terzo posto, Border, Alia Basi, sei un troll. Ma come, sembri Eric Stoltz. Indietro la maschera di Bogdanovic, sembri Jacob Tremblay in Wonder di Steven Shmoski, sembri John Hart dietro il make-up di Elephant Man. Basta, ho finito, ragazzi. No, invece sei un troll. Sì, sei un troll. Non sei Arthur Fleck, non sei uno che ha queste terribili malattie che abbiamo visto al cinema e che ci fanno somigliare a degli elefanti. A dei mostri. No, sei proprio un mostro. Sei un mostro! Ma sei un mostro che lavora alla dogana, annusi le persone. Tuo marito, o comunque l'uomo scalcagnato con cui ti accompagni, è convinto che se può fare l'amore con te, si mette dietro, prova a penetrarti ogni cavolo di sera, ubriaco fradicio, forse anche innamorato. Personaggio meraviglioso. Ma tu sei un troll, ma tu sei un troll. E quindi, se sei un troll, hai una tua sessualità, hai un tuo corpo. Ma pensa se Alia Basi avesse fatto Pinocchio. Sarebbe venuto bello. Perché qui c'è declinazione del mostro, make-up della Madonna che gioca con tutti questi altri film che abbiamo visto e che Alia Basi sa che noi li abbiamo visti. E quindi sa che facendoci vedere questi strani figuri noi pensiamo, beh, avrà quel problema lì, beh, avrà quell'altro problema lì, beh, sì, avrà quel problema lì. No, in realtà sono troll. Benissimo, capolavoro assoluto, Border, Alia Basi, come scopano i troll? Che fanno i troll? Ah, Suspiria! Sì, Suspiria! Perché anche tra i troll ci può essere una differenza politica. Come ti poni nei confronti di noi? Sei un troll aggressivo? Sei un troll riformista? Sei un troll massimalista? Sei un troll sovranista? E questo è Suspiria di Guadagnino. Che strega sei? Ogni strega ha una sua idea, è una Marcas. Madame Blanc, poi c'è quella che si suicida, che è la mia preferita. E terzo posto, Border, ma non perché è uscito il 28 marzo 2019, anche noi in Italia, magari avè Ali Abbasi, ma non ce l'abbiamo. Quarto posto, Martin Scorsese lo ha adorato, Avengers Endgame dei fratelli Russo, è uscito il 24 aprile del 2019. Ti amo 3000, ha pensato Scorsese quando è uscito dalla sala. Ti amo 3000, dice, si dicono due personaggi e abbiamo pianto. Che bravi, che bravi, che grande cinema. Non è cinema solamente quello della Marvel, è grande cinema. Che capacità di mettere insieme tutti questi qua che abbiamo visto sparsi, e i Guardiani e Doctor Strange, metterli insieme. È meno bello di Infinity War, ma Infinity War per me doveva vincere il miglior film all'Oscar. Per me Infinity War era una cosa pazzesca. Parlava di sovrappopolamento, parlava di
di tutto, di rapporti di forza, di Thanos che noi non avevamo mai visto e che lo vedevamo all'improvviso. Qui c'è ancora Thanos, è il secondo film, è la chiusa. C'è chi sostiene che questi qua non abbiano coraggio, peccato che hanno fatto morire uno dei personaggi più popolari di tutto il franchise. E vabbè, insomma, mi sono d'accordo con Scorsese, è veramente un modo meraviglioso di fare cinema oggi. Spero che anche in Italia, prima o poi, attraverso un'unione, no? Come sono loro, un'unione di produttori, scenografi, sceneggiatori, registi, art house, mainstream, underground, sarebbe bello che qualcuno riuscisse a mettere insieme tutta questa gente così strana, così diversa, che ha reso l'universo Marvel sempre più bello, dal 2008, dall'inizio di Iron Man, a questo splendido Avengers Endgame dell'universo Marvel. Loro avevano cominciato con Blade addirittura alla fine degli anni 90. Va bene, e mica è finito qui il percorso, è solo la fine della fase 4, questi te pare che li fermi? Vabbè, non sono italiani, non li fermi. Quarto posto, ok, è uscito ad aprile, 24 aprile del 2019, Avengers Endgame dei fratelli Russo. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Come Dolore e Gloria di Pedro Almodovar, perché non gli avete dato la Palma d'Oro, siete proprio cattivi. Al quinto posto, Dolore e Gloria di Almodovar, è uscito il 17 maggio del 2019 e non si fa così. Banderas è vecchio, è un regista ricco, la sua casa però è al buio, non si vedono manco i quadri belli che ha appeso alle pareti, sta sempre da solo, non ha più Eros, non ha più amici, non ha più niente, tranne un personaggio buffo della sua filmografia, un attore col quale aveva litigato, che all'improvviso con lui gli permetterà, attraverso uno strumento trochereccio, di ricominciare a ricordare chi era sua madre, a ricordare chi era lui, a ricordare chi era suo padre, a ricordare quel buco de casa che era proprio un buco de casa. È uno dei commenti più belli, quello di Penelope Cruz, ma è un buco. È proprio un buco. Che meraviglia. La sua prima erezione, il suo primo amore, che probabilmente coincise con la prima erezione, e poi il pianto, le lacrime, ritrovare un disegno, ritrovare se stesso disegnato, ritrovarsi, appunto. Di tutto questo parla questo film magnifico. Magnifico, fatto come se non fosse fatto, come capita ai grandi registi. Sembra, davanti ai nostri occhi, sembra che non ci sia niente, in realtà c'è tutto, e tu puoi arrivare a questa roba solo quando hai fatto 20 film già. Ed è una vergogna che non gli abbiano dato la Palma d'Oro a Cannes. Una vergogna. C'è stata la Palma d'Oro a Cannes, top 10, ma dove essere questa? Dolore e Gloria, Pedro Almodovar, anche perché quando rifarà un film così? Quando rifarà un film così? Però i festival non lo so, cioè dovrebbero pensare anche a queste cose. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Quinto posto, sesto posto, ma solo perché è uscito dopo, cioè il 18 settembre del 2019, c'era una volta Hollywood. Anche questo l'hanno trombato a Cannes, ma poraccio, non andava in concorso da 25 anni, era andato in concorso con un film intitolato Pulp Fiction l'ultima volta a Cannes, è tornato, c'ha la scucchia, è vecchio, c'ha i capelli ogni tanto tinti, ogni tanto no, vuole vincere l'Oscar, glielo vogliamo dare a sto ragazzo l'Oscar, gli vogliamo dare miglior film, gli vogliamo dare miglior regia, ma che doveva fare di più? Ha fatto un film splendido in cui protegge Sharon Tate, in cui mena Bruce Lee, in cui dice che quei ragazzi di destra che si trovavano frastornati nell'America degli anni 60 avevano ragione loro, e si chiamano Cliff Booth e Rick Dalton. Dice che Polanski era una merda. Ma che deve fare di più Tarantino per convincere i membri dell'Academy che la pensano come lui su Polanski a dargli l'Oscar? Che deve fare di più questo ragazzo? Protegge, arriva e dice: io voglio proteggere Sharon. La voglio proteggere con il mio corpo. No, con i miei corpi, con i miei avatar. Rick Dalton e Cliff Booth. Vabbè, insomma, film meraviglioso sul tema del doppio, chi vince e chi perde, principi e straccioni che vivono a un civico di distanza. Ma che deve fare di più sto ragazzo se non tornare a essere di destra, tornare
nella storia dell'imperialismo del prodotto audiovisivo nordamericano. Che deve fare De più sto ragazzo che non riabbracciare quegli uomini che lui non si è mai filato, perché è sempre stato con noi, è sempre stato Sergio Leone, Sergio Corbucci, è sempre stato Jean-Luc Godard, è sempre stato Bruce Lee. E invece Quentin in questo film rinnega tutta la sua giovinezza cinefila, esterofila e sinistrozza, diventa di destra e fa un film struggente, struggente come i mocassini bassi The Cliff Booth, che a un certo punto si trova in un posto assurdo circondato da strani ragazzi capelloni che lo guardano male, e poi c'è Dakota Fanning, sì, qui c'è Dakota Fanning. Ok, c'era una volta Hollywood, ma forse che fosse la volta buona di Quentin, ma che doveva fare di più? Polanski tratta pure male un cane, c'è pure Polanski in questa top 10, quello vero però. Sesto posto, c'era una volta Hollywood. Settimo posto, questo pure è passato a un festival, ma non è stato trombato, ha vinto, si intitola Joker di Todd Phillips, è uscito in Italia il 3 ottobre del 2019 in sala, vabbè, non so che cosa possiamo, c'è stata la plusvalenza più alta del 2019, probabilmente no, probabilmente mi sbaglio, però una delle plusvalenze, che vuol dire la differenza tra l'incasso e il budget. Questo ha dato la linea alla DC Comics, che ha preso tante di quelle pezze dalla Marvel in questi anni, che in realtà penso che questa potrebbe essere la linea editoriale, no? Prendere delle figure, fare dei film andando in direzione anti-Marvel, quindi senza gioia, senza effetti speciali, senza anche coinvolgimento di tanti albi, di tanta gente, senza soprattutto la condivisione. No, qua c'è la separazione di un uomo che è solo in una città splendida, perché viene dal cinema splendido di Martin Scorsese, quello vecchio, Taxi Driver e Re per una notte, e hanno fatto un film pazzesco, pazzesco. Pensate, è nostro, perché è lo spin-off dello Zingaro. Sì, è lo spin-off sullo Zingaro, da Gigi Robot. Uguale. Solo che non c'è Buona Domenica, non è il Grande Fratello, è la Buona Domenica, coglione. Non c'è Buona Domenica, c'è una sorta di David Letterman con De Niro che conduce. Gotham City fanno un film di Brian De Palma del 1981 in sala, quindi c'è realtà, ma allo stesso tempo c'è Bruce Wayne. E c'è Arthur, che potrebbe diventare Joker, film anche antietico, film eccezionale, film che porta al cinema il borghese che non è cinefilo. Io amo quelli che non sono cinefili, perché non mi piace la cinefilia che c'è oggi, soprattutto sui social. Ha ricordato che cos'è il grande cinema che sta in una società, che crea confusione, che crea anche frenesia, che crea attenzione, è un pezzo di Novecento, di esperienza cinematografica del Novecento, il film pericoloso, il cattivo maestro. In realtà il finale, peraltro, è molto interessante, lo si può leggere in tanti modi diversi. Se non danno l'Oscar a Joaquin Phoenix, io non so quanto dovrà aspettare anche lui. È lo stesso discorso di Almodovar. Occhio, che se non gli dai l'Oscar, che può succedere a sto ragazzo che già c'ha un sacco di problemi in testa? Diamogli l'Oscar, dai, diamogli l'Oscar. Joker di Todd Phillips, meraviglia assoluta. E pensate, lo potevamo fare noi, ma noi non lo facciamo, loro lo fanno. Ottavo posto, Parasite. Bong! Sì, è lui che ha inchiappettato Pedro, il vecchio Pedro e il quasi vecchio Quentin. E lui la palma d'oro. Bong! Una macchina da guerra incessante, forse tutto molto pretestuoso, sì. È in fissa con le famiglie dei mafiosi, che tutte ste famiglie che strisciano per terra, cadono sempre insieme, lui li inquadra, li inserisce nel fotogramma. Sta famiglia dei poveracci arriva nella Seul alta, in una casa che non c'è, che io speravo ci fosse, non c'è, questa casa non esiste, ma è frutto della... però la casa è molto importante, è coprotagonista del film. In questa casa si svolgerà appunto un conflitto di classe che... è veramente
diretto con una grande mano. Oh, poi io con Bong mi sono lavato la coscienza degli amici sudcoreani perché mi erano piaciuti da morire. Volevo metterli in top 10, assolutamente lo dicevo nella video recensione di Barney, ma ovviamente no, non ce l'ho fatta. Però con Bong voglio anche parlare di Mademoiselle, concedetemelo, di Park Chan-wook, che l'avrei messo, e poi anche Burning di Lee Chang-dong, che l'avrei messo. E quindi questi registi sudcoreani stupendi, con Bong, che è arrivato tra i più giovani e a dire la sua. È uscito il 7 novembre del 2019, stiamo quasi alla fine. Rush Finale è uscito il 18 novembre del 2019, per pochissimi giorni, ma poi dal 6 dicembre è andato su Netflix. Sì, non è Irishman, è Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, è uscito per pochi giorni. E che dire, ci sarebbe tanto da dire. In poco, beh, è bravo. Anche lui è invecchiato, anche lui è più sintetico, anche lui è più asciutto, come Almodovar, come Tarantino, e quindi fa un film sul tema del divorzio. Aveva prima raccontato il divorzio di mamma e papà con il bellissimo Il calamaro e la balena, forse adesso un po' riflette sulla separazione tra lui e Jennifer Jason Leigh, New York e Los Angeles, East Coast e West Coast, odio di quelli della East Coast nei confronti di quelli della West Coast. Ma come? C'è così tanto spazio? C'è così tanto spazio? Lo dicono almeno 4-5 personaggi. E sono molto bravi Adam Driver e Scarlett Johansson, ma è molto bravo Noah Baumbach, soprattutto a, diciamo, raccontare questa storia facendoci vedere che cosa siamo ancora noi e loro, noi maschi e loro, se ci sono ancora dei rapporti di potere all'interno di coté di ambienti in cui sembra che non si possa parlare di rapporti di potere, ma se io sono il regista e tu sei la mia attrice, se io sono l'artista e tu sei l'ex divetta che faceva vedere le tette, voi pensate che questo non abbia creato una gerarchia all'interno di una coppia? Questo film parla della coppia, ma mentre La Favorita ci fa vedere una super coppia, una coppia pazzesca rappresentata da Lady Sarah e Marlboro, che è in grado di guidare un paese rimanendo insieme e continuando a fare l'amore e continuando anche a dividersi e essere separati. Facciamo l'amore questa sera. No, devo stare con i miei soldati, che è una frase che io adoro della Favorita di Lantimos. Devo stare con i miei soldati, perché io sto andando a fare la guerra per il nostro paese. Quindi, tesoro mio, non ti preoccupare, scopriamo quando torno, perché noi siamo classe dirigente, diligente. Qui idem, questa coppia può avere de delle difficoltà. Charlie e Nicole, si chiamano Nicole e Charlie, e sono due splendidi Scarlett Johansson e Adam Driver. Guardate chi piange per primo e guardate chi piange per ultimo, guardate come comincia il film e guardate come finisce. Guardate Noah Baumbach quanto è bravo a capire le ragioni di lei, le ragioni di lui e le ragioni di lui. Voi direte: ah ah, c'è il triangolo! No, il secondo lui è un bambino. Si chiama Harry, cambierà modo di vestire tra East Coast e West Coast, e anche Harry sta in questa faccenda. Quindi è la storia di un matrimonio dal punto di vista di Nicole, di Charlie e di Harry anche, che è il figlio. Grandissimo film. Vincerà sceneggiatura originale, se non gli danno sceneggiatura originale non so più che cosa. Mentre invece la grandissima Deborah Davis e il grandissimo Tony McNamara vinsero nel 2018 sceneggiatura originale per la Favorita di Yorgos Lanthimos. No, 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 scusate, questo poteva essere un refuso, ma mi sono corretto, no, ha vinto solo Olivia Colman, non gliel'hanno data l'Oscar, ma perché? Vabbè, comunque. Invece io penso che Noah Baumbach, se non gli danno l'Oscar, è come il caso di Joaquin Phoenix, anche il caso di Tarantino, no? Un po'. Cioè, se non gli dai l'Oscar, ma che deve fare di più questo qua per vincere l'Oscar? Storia di un matrimonio. In sala per un pochino e poi Netflix. Ma è sempre grande cinema. Decimo posto, e qua chiudiamo. Sì, l'avete visto, brutto, stronzo, che tratta male i cani. Ma come si può trattare male un cane oggi? C'era una volta Hollywood? Sì, l'avete visto in pantofole? Sì, l'avete visto che si infilava? No, quello no. Però insomma, avete intuito che stava con una strafica hollywoodiana, lui un polacchetto?
L'avete visto? Brutto, antipatico, che odia i cani, perché Quentin vuole distruggere Polanski per andare a vincere l'Oscar e poi ce lo ritroviamo, sto gnappetto, lo odia tutto il mondo, l'Academy lo caccia, Barbera rischia la testa perché lo mette, lo vuole, e Lucrezia Martel fa la gaffe come presidente di giuria, è in concorso e lo gnappetto, quanti anni c'ha? Ma tipo, non lo so, forse è inclassificabile, cioè ormai è più vecchio pure dei Clint Eastwood, no, però stiamo lì e ti fa sto popò di film, lui imperterrito, mentre tutto il mondo parla di Polanski. Ma di che parla Polanski? Ce lo chiediamo mai? Ma con chi parla Polanski? Mentre tutti noi ci stiamo a scannare su Polanski. È andato a fare un film. È andato a fare un film su Dreyfus. È andato a fare un film pazzesco in cui per un'ora ci dice: hai presente la Francia di fine 800? Te la ricordi? La Belle Époque, la nascita del cinema, te ricordi? Ci stavano tutti, stavano là, era così bello, te la ricordi? Era peggio della Germania nazista? Forse non te la ricordi, te la faccio vedere io. Per un'ora è così, e noi stiamo lì e diciamo: oh mio Dio, non mi ricordavo che la Francia di fine 800 fosse peggio della Germania degli anni 30 o dell'Italia delle leggi razziali. Ma noi non eravamo tanto seri, eravamo schifosi anche noi, ma cioè, quelli erano più seri, no? Lo sappiamo. E lui ti manipola, per un'ora ti fa vedere questo e poi, poi l'ora dopo ti fa entrare in un'altra stanza, che è un altro mondo, che è un controcampo, che ti fa capire che c'è un editore, c'è un giornale, c'è un artista che possono cambiare completamente le cose. E questo è l'ufficiale della spia di Roman Polanski, che ha vinto un premio importante a Venezia, ma non ha vinto il Leone d'Oro, perché il Leone d'Oro ha vinto Joker. Questa è la mia classifica, è una classifica sbagliata, ragazzi, è una classifica pessima, però purtroppo è la mia. Ciao Bettaste, scusate per gli errori, scusate per i refusi, scusate per tutto quello che ho fatto in quest'anno e grazie per seguire il mio lavoro. Baci, subscribe, be bad, buon 2020. Ciao!